ma io non me ne intendo. Una frase che sento spesso dire quando la gente sa che tratto arte e che vorrebbe avvicinarsi all'arte, ma ha paura, cioè paura da parte di molte persone ad avvicinarsi all'arte perché dicono che non se ne intendono. Ma io vorrei anche magari comprare un quadro, comprare un'opera d'arte, ma ho paura perché se poi una fregatura, chi mi dice che il prezzo di quell'opera è giusto? E ancora, per gli artisti invece in questo caso, come faccio io a comunicare la mia arte, a far capire quanto eventualmente vale la mia arte, ad avvicinare il pubblico alla mia arte, a crearmi un pubblico nell'arte? Ebbene, questi argomenti normalmente non sono sufficientemente trattati, per cui ho deciso di fare un piccolo progetto culturale che riguarderà, questi argomenti, cercherò di svilupparli nella maniera più semplice possibile. Spero che da questo ne scaturisca anche molto volentieri un dibattito, una discussione. Sono naturalmente aperto a qualsiasi tipo di contributo al riguardo di questi argomenti. Io voglio sfruttare questa piccola possibilità che è il web, che sono i video, che è la televisione, di divulgare argomenti che credo che stiano a cuore a molti per capire determinate cose, sperando però che questi video vengano fruiti nella maniera dovuta, perché io so che il web vuole contenuti cortissimi, il video deve durare un minuto, altrimenti la gente già si annoia. Bene, magari invece se un video po potrebbe durare o potrà durare 5 minuti, 7 minuti, 8 minuti, io credo che 8 minuti della propria vita per ascoltare un discorso al riguardo di cose che potrebbero essere interessanti, penso che valga la pena. Quindi dalle prossime settimane in poi costruirò questi video, costruirò questo discorso intorno al io non me ne intendo, cosa fare per capire, e vedrete che c'è un segreto banalissimo e semplicissimo al riguardo, per capire come approcciare all'arte e come fare per fare in modo che la propria arte riesca a essere rivolta a un pubblico sempre più ampio. Vi aspetto quindi tutti quanti in questi prossimi video. Un saluto a tutti.